Al via dal 31 gennaio fino al 25 maggio 2009, Artegiano e Follia, il giorno e la notte dell'artista, una mostra curata da Vittorio Sgarbi, con quasi 400 opere da tutta Europa, in mostra al Santa Maria della Scala di Siena. Molte opere tra dipinti e sculture, alcune delle quali di grande impatto emotivo, illustreranno il complesso rapporto tra arte e follia, dando vita ad un percorso espositivo articolato in 10 diverse sezioni, affidate alla cura di grandi nomi del campo dell'arte e della psichiatria. Van Gogh, Kirchner, Munch, ma anche Guttuso, Maffei, Ligabue sono solo alcuni degli artisti che si potranno ammirare a Siena. Un'attenzione particolare è dedicata alla guerra, che Vittorio Sgarbi in conferenza stampa ha ricordato come la più grande follia di tutte. Qual è la più grande follia che l'uomo possa immaginare? E non per caso ricorderete il nesso fra Nietzsche e Hitler. Perché Hitler è stato quasi più di Napoleone folle, pur essendo uno normalissimo, un altro normale nella vita, un ragioniere, che era completamente folle? Perché se Dio è morto, ecco Nietzsche, Dio posso diventare io e dominare il mondo. E quindi fare qualunque cosa. Il nazismo è una follia collettiva, perché Hitler è stato eletto, e la seconda follia collettiva legata a quella è la guerra. Cosa c'è di peggio di uccidere della gente che non ha fatto niente? E oggi, se voi vedete tra Israele e i palestinesi, la cosa singolare non è tanto che la guerra la decidano i capi, ma che se voi chiedete al popolo, i palestinesi sono convinti che è giusto uccidere gli israeliani, e gli israeliani che è giusto, ma il popolo è convinto, cioè non è una follia di vertice, c'è una follia collettiva, c'è un'identificazione con il gesto di guerra che diventa un gesto di appartenenza, di identità, di uno rispetto all'altro. E così, naturalmente, la mostra, scegliendo non le vicende attuali, ma quelle titaniche della Seconda Guerra Mondiale, mostra tra nazismo e guerra la follia collettiva della guerra.